Ciao a tutte e tutti, sono Alice e ho 25 anni. Per me Univol è prima di tutto condivisione e adesso ho piacere a leggervi la frase che mi ha regalato Laura. Mi sono persa in un mondo dove tutto si compra, mi ritrovo in un mondo dove si dà senza nulla pretendere. Grazie e ci vediamo presto. Pietro, 22 anni, Univol per realizzare. Questa è la frase che mi ha regalato Alessandra. Univol è stata un'esperienza che mi ha arricchito e trasmesso fiducia e determinazione, aprendomi a nuove prospettive ed opportunità. Ciao, sono Lorena, ho 48 anni e ho scelto Univol per crescere. Ora vi leggerò la frase che mi ha regalato Lisa. Sognai e vidi che la vita è gioia. Mi destai e vidi che la vita è servizio. Servii e vidi che nel servire c'è gioia. Ciao, sono Angela Lepuri, ho 26 anni. Ho scelto Univol per conoscere l'anima del volontariato. Adesso vi leggerò una frase che ho ricevuto da Angela. L'esperienza in Univol è stata come fare un viaggio alla scoperta di stimoli nuovi, ricchi di umanità e professionalità. Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Battista, ho 21 anni e quest'anno ho scelto di partecipare all'Università del Volontariato per imparare. Ora vi leggerò una frase che mi è stata affidata da Paola, che dice che uno può scegliere di tornare indietro verso la sicurezza o andare avanti verso la crescita. La crescita deve essere scelta in continuazione, mentre la paura deve essere vinta in continuazione. Buongiorno, sono Valì, ho 65 anni. La parola Univol mi fa pensare a crescita. Vi leggo la frase che mi ha regalato Nadia. Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Ciao, sono Corina, ho 25 anni, Univol per prosperare. La frase che vi leggo mi è stata regalata da Ivana. Rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridurre, ridistribuire, rilocalizzare, riutilizzare, riciclare. Ciao, sono Luca, ho 23 anni e farò parte della nuova classe di Univol. Univol per me è fare. E ora vi dirò la frase che mi è stata lasciata da Mirko, che è un ragazzo della scorsa classe di Univol. E la frase è: It is not enough to do your best. You must know what to do, then do your best. Grazie, ciao a tutti. Eleonora Artuso, 61 anni. Univol è per migliorarmi. Vi leggerò una frase che mi è stata regalata da Claudio. Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Mi chiamo Maria Sole Berton, ho 24 anni, Univol per me è crescita e adesso vi leggerò una frase che mi ha lasciato Adriano. Quello che tu sei, anch'io lo fui, quello che io sono, anche tu lo sarai. Buongiorno a tutti, sono Gloria, ho 35 anni, vengo da Chioggia. Ho deciso di richiedere l'iscrizione a Univol per crescere. Ora vi leggo la frase che mi ha donato Francesco, che è: Noi vivremo in eterno in quella parte di noi che abbiamo donato agli altri. Ciao a tutti, a presto. Buongiorno, il mio nome è Angelo Valente, età 67 anni, Univol per aiutare. Vi leggerò una frase che mi ha regalato Natalia. Sii come una fonte che trabocca e non come una cisterna che racchiude sempre la stessa acqua. Arrivederci. Ciao, sono Mame, ho 24 anni e per me Univol è solidarietà. Adesso vi leggerò la frase che ho ricevuto da Gabriele. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Mi chiamo Claudia Simona, ho 47 anni. Univol per essere. Vi leggerò ora la frase che mi ha regalato Marta. Tutti abbiamo una missione comune ed è quella di realizzare il nostro potenziale, di diventare ciò che siamo. Ciao a tutti, mi chiamo Federico, ho 23 anni e ho scelto Univol per aiutare. Adesso vi leggerò la frase che mi è stata regalata da Ariela.
Univol è un'esperienza che rifarei e che consiglio davvero a tutti, soprattutto a coloro che vogliono acquisire maggior consapevolezza nel mondo del volontariato, con uno sguardo a 360 gradi e trasversale, perché tocca temi tra i più differenti. Ciao a tutti, a presto! Federica, 30 anni. Univol per promuovere. Vi leggerò la frase che mi ha regalato Ludovica. Ogni uomo deve decidere se camminare nella luce dell'altruismo creativo o nel buio dell'egoismo distruttivo. Questa è la decisione. La più insistente e urgente domanda della vita è: che cosa fate voi per gli altri? Ciao a tutti, io sono Martina, 23 anni, Univol per futuro, perché credo sarà un momento di crescita e di scoperta e nel quale cercherò di capire che cosa voglia farne del mio futuro. E ora vi leggerò una frase che mi ha regalato Eugenio: And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, on us. Ci vediamo venerdì. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mariana e ho 34 anni. Ho scelto Univol per acquisire le competenze nel mondo del volontariato. E adesso leggerò una frase che mi ha regalato uno dei corsisti della sesta classe che si chiama Gabriele. Realizziamo un futuro inclusivo e solidale, avendo sempre a cuore la centralità della persona e la ricchezza della relazione con l'altro. Grazie mille Gabriele e un grande abbraccio a tutti voi. A presto! Ciao, sono Anna, ho 23 anni, Univol per rinnovare. Ora vi leggerò una frase che mi ha regalato Antonio. Quello che per gli altri è perdita di tempo, per me è vita. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessio, ho 50 anni. La parola che rappresenta maggiormente e identifica questa mia scelta è appartenenza. E vi leggerò adesso la frase che mi ha regalato Gabriele. Vogliamo lasciare in eredità un mondo migliore? Superiamo gli alibi e rendiamoci abili. Grazie e a presto. Ciao, sono Silvia, ho 24 anni e seguirò il percorso di Univol per cultura. E adesso vi leggerò la frase che mi ha regalato Ilaria. Chiunque smetta di imparare è un vecchio che abbia 20 o 80 anni. Chi continua ad imparare giorno dopo giorno resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ed esperta. Ciao a tutti, mi chiamo Federica, ho 24 anni e quest'anno farò parte della settima classe di Univol. Univol per me è migliorarmi. Adesso vi leggerò la frase che mi è stata assegnata da Gabriele. Avere un passato assicura il presente, non il futuro. Tuttavia, ognuno di noi è responsabile di quello che verrà, perché verso il futuro abbiamo un debito. A presto! Ciao, sono Franca, ho 63 anni, Univol per avere maggiori competenze. Ora vi leggerò una frase che mi ha regalato Laura. Essere, non solo fare. Eva, 26 anni, Univol per il futuro. Vi leggerò la frase che Angela mi ha regalato. Univol è stato viaggio dentro me stessa, alla scoperta di talenti nascosti e potenzialità inesplorate che sono venute alla luce. Ciao, mi chiamo Camilla e ho 18 anni. Univol per competenze. Adesso vi leggo la frase che ho ricevuto da Maria Pia. Il buon senso ci indica che la vita umana è breve e che è meglio trasformare il nostro fugace passaggio sulla Terra in qualcosa di utile per noi e per gli altri. Ciao a tutti, sono Carola, ho 36 anni e Univol per condividere. Vi leggerò una frase che mi ha regalato Ariella. Univol è un'opportunità non solo per conoscere realtà diverse e interessanti, ma per conoscere persone e aspetti importanti della vita. Ciao a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Margherita, ho 23 anni e ho scelto Univol per sensibilizzare. Ora vi citerò una frase che mi ha regalato Sara. È vero che lavoriamo su di noi per aiutare gli altri, ma è anche vero che aiutiamo gli altri per lavorare su noi stessi. Buongiorno, mi chiamo Martina. Univol significa preparazione. Vi leggo ora una frase che mi è stata donata da Elena e che porta a una profonda riflessione. E cita: «Sii un uomo liberato, non solo un uomo libero che dedica il suo tempo agli altri, ma un liberatore, uno
che libera gli altri dalle angosce. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao, mi chiamo Stefani Quintero, ho 27 anni. Per me Univol vuol dire avere l'opportunità di imparare nuove cose e poter mettermi in gioco. Adesso vi leggerò una frase che mi è stata data da Vilma. Guarda la luce e l'ombra ti cadrà alle spalle. Grazie. Ciao, sono Bianca, ho 23 anni e ho scelto Univol perché per me Univol significa migliorare la mia empatia, quindi Univol per empatia. E ora vi leggerò la frase che Walter, il mio predecessore, ha lasciato per me ed è: trasformiamo il disagio in opportunità. Si può fare! Ciao a tutti!